vedete, nuovo video, nuovo look. Un look purtroppo non voluto, ma quando vi avevo detto che avevo avuto problemi di salute e avevo avuto diverse visite ospedaliere, cliniche, mediche, purtroppo insomma la diagnosi non è stata bella e sono passata attraverso un buco molto stretto. E niente, adesso finalmente eccomi di nuovo qua, è andato tutto bene, sono passata attraverso il buco, sono uscita e adesso sto bene. Dovrò fare dei controlli ogni 3-4 mesi / 6 mesi, però grazie a Dio la malattia è completamente in regressione, quindi eccomi qua in tutto il mio splendore, anche se sono senza capelli, ma pazienza, quelli ricresceranno, mi prenderete così come sono. Farò diversi video in questo periodo perché ho tante novità da farvi vedere che purtroppo sono di qualche mese fa, ma arrivo solo ora e secondo me vi può comunque servire, soprattutto per i colori. Adesso che andiamo verso la stagione autunnale, c'è il cambio di stagione, ci sono dei colori che erano usciti anche in periodo primaverile che secondo me possono andare benissimo anche in questa stagione, e se come me avete ricominciato a lavorare una volta superato il lockdown e vi sarete rese conto che insomma anche proponendo colori nuovi alle clienti fa veramente molto piacere, perché diciamo che è aria fresca che si rinnova anche nel vostro salone, nella vostra postazione. Quindi bando alle ciance, vi volevo far vedere, andiamo subito a quello che vi volevo mostrare, e sono le due nuove collezioni, le due nuove ultime collezioni della Amy. Questa volta si parla di Amy e dei nuovi colori. Una è Give Me More, che è uscita praticamente intorno a maggio, se non vado errata, e sono colori veramente molto accesi, sono piaciuti tantissimo e secondo me vale la pena averli nella propria collezione. L'altra invece collezione è Be Urban, è questa collezione qui che voi vedete, che adesso io vi aprirò. È una collezione, come al solito le loro scatoline sono sempre favolose, vedete qua. E sono usciti anziché un 9 ml, un 6 ml, quindi hanno fatto un kit da 8 prodotti, quindi 8 colori. Cosa carina, perché in questo modo voi potete avere praticamente 8 colori da far vedere alle vostre clienti, da usare sulle vostre clienti, e anche se sono praticamente di 6 ml che se ne frega, perché tanto durano tantissimo, a meno che non abbiate, ve lo auguro, ma se come me non avete tantissimi clienti durante la giornata e ne avete poche ma selezionate, vi durano tantissimo, tanto quanto avere un 9 ml. Quindi cominciamo subito, partiamo dalla precedente, dalla prima che è uscita praticamente a maggio, il Give Me More, questa nuova collezione di Emilac. Vi faccio notare come numeri, scusate, dal 284 al 287. Ora ve le metto in questo modo, che così riuscite magari a vederle un pochino meglio. E la cosa carina di questi barattolini, se adesso vi faccio vedere, sono cambiati e hanno lo stemma, praticamente lo stemma, il marchio Amy sovrimpressione sul laterale. Vi faccio vedere come erano i precedenti, giusto per darvi un'idea. Questa collezione ovviamente sono 9 ml, Be Urban è solo da 6 ml, quindi il barattolino cambia in questo modo, vedete anche lateralmente come è diverso, lo vedete in questo modo. Questo è della collezione precedente, questo è uscito penso a gennaio, adesso non mi ricordo. E comunque questi sono entrambi da 9 ml, però vedete è molto più stretto il barattolino, è un pochino più alto. E la cosa che molto, per me è molto molto valida, è che il pennellino all'interno, che adesso vi faccio vedere, dei nuovi, è stondato, guardate che colore, cioè, il colore è pazzesco, veramente è fotonico. Vedete che è stondato, da arrivare proprio bene 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 al giro cuticole. Vi faccio vedere il precedente, invece come erano i barattolini precedenti. Ho preso questo qua, questo uno vale l'altro. Il pennellino vedete che è dritto, quindi è un po' più stretto e un po' più dritto. Secondo me hanno fatto bingo, perché io li ho provati sulle clienti e questi sono veramente comodissimi, arrivano al giro cuticole bene, non dovete usare praticamente fare uso del pennellino piccolino, sottile, quindi sono veramente una buonissima novità quella di Amy. Allora, vi faccio vedere il primo colore, che è il 284 Acid Lipstick, è questo verde acido, ed è
questo qua. Un verde molto molto acceso, è entrato moltissimo durante la stagione estiva. Il secondo colore, vado un po' in fretta per inutile che mi stia a soffermare sul fatto che siano estremamente autonivellanti, che si stendono da Dio, questo lo sapete perché ve l'avevo già detto tempo fa. Amy Wim è questo qui ed è questo fucsia meraviglioso, questo è piaciuto tantissimo ai miei clienti, anche da abbinare, fare una mano e il resto, un dito praticamente verde e il resto fucsia o viceversa, io l'ho fatto ed è bellissimo e sta benissimo. Poi abbiamo il Banana Shake, il 285, che è questo giallo verde acido, che spero voi lo vediate bene, è un giallo, è più un giallo che un verde acido, tende un pochino più al giallo. Poi abbiamo il Cuban Sand, che è un colore particolare, io subito ho detto ma vabbè, prendo tutta l'intera collezione, il Cuban Sand me l'ha lasciato un po', il 286, me l'ha lasciato un po' perplessa, in realtà è piaciuto tantissimo e per chi vuole un naturale lattiginoso, ma non un bianco, perché questo tende proprio al color sabbia, probabilmente alla sabbia cubana, io non l'ho mai vista, ma evidentemente ha questa colorazione. È un colore che è piaciuto tanto, veramente tanto, proprio è un jolly che potete mettere sempre quando volete. Poi abbiamo l'Hotel California, questo arancio, il 288. È un color zucca, per quello che vi dico, sono colori, mi dispiace presentarvi adesso, prima non ce l'ho fatta, e sono colori che però, ad esempio il Cuban Sand, l'Hotel California e anche il prossimo che vi farò vedere, sono colori che vanno benissimo anche in una stagione autunnale, anzi questo è proprio un color zucca che può sposarsi benissimo con la stagione autunnale, e i primi tre invece sono un pochino più primaverili estivi. L'ultimo è il Blueberry Smoothie, che è questo qua, è un vinaccia, molto carino anche questo. Questi ultimi due ad esempio non li ho fatti durante il periodo estivo, conto di farli adesso con le clienti perché sono veramente molto molto carini. Anche questo è un vinaccia molto bello, è un po' polveroso come colore, non è un vinaccia strillante, sfrontato, cioè non aggredisce, è molto soft e secondo me resta estremamente raffinato sull'unghie delle vostre clienti. Allora vi lascio un attimo le tip qua perché così riuscite a vederle bene i nuovi colori e partiamo invece con il Be Urban con questi 8 colori sempre Emilac. Guardate com'è la scatolina è carinissima anche lateralmente, vi fa vedere praticamente tutti i vari colori che sono il To Go, Unknown, Stone Jungle, Roof Garden, Underground, Metropolis, City Nights e Capture. Vanno dal numero 289 fino al numero 296. Io ve li consiglio, li potete trovare anche, visto che è la nuova collezione, anche a 9 ml. Però sinceramente se volete fare questa cosa, insomma, avere questi barattolini che tra l'altro sono mignoni, ma sono molto carini, un 6 ml è più che sufficiente. Tra l'altro all'interno della scatola trovate le tip, non queste, le tip trasparenti, queste marchette Amy ce le avevo io e ho preferito usare queste, però avete praticamente 8 tip trasparenti che vengono riposte in questa parte della scatolina, vengono regalate insieme al kit e vi vengono regalate anche le etichette da mettere sempre, da attaccare nelle vostre tip. In più c'è un... aspettate che guardo se riesco a recuperarvelo, ecco, esatto, cioè ci sono anche queste due cose qua, eccole qua, sono allora un foil argentato che può venire benissimo utile durante il periodo natalizio e gli Charmy Con, questi qua in 3D, in silicone stickers, che anche questi sono molto carini da utilizzare nelle vostre nail art, quindi questi qua vi trovate sempre all'interno, vi vengono sempre dati all'interno della vostra confezione di questa nuova collezione. E dunque, vi faccio vedere velocemente i colori, sono praticamente quelli che vedete all'interno della confezione. Ora abbiamo il primo
piccolo, scusate che non voglio incasinarmi tutta, non mi ricordo se la... Ecco, qua invece il pennellino, vedete, è come quello vecchio, non è stondato. Di questo mi dispiace, probabilmente il 9 ml ha il pennellino ancora stondato, questi invece comunque poco male, insomma, erano comodi prima, insomma, rimangono comodi anche questi, anche adesso. Questo è il 289 il to go ed è questo qui, un nude, carino, senza nessun tipo di problema nell'indossarlo, è un nude che si sposerà benissimo con i colori cammello, marrone, con i verdi, quest'anno va moltissimo, andrà moltissimo il verde. Infatti nei prossimi video vi farò vedere la nuova collezione invece della Crystal Nails, che ha tantissimi verdi ed è molto interessante, quindi questo potrebbe essere un colore che si sposa benissimo con quegli altri, colori autunnali. Abbiamo Unknown, che è questo 290, è più un rosato, è sempre un nude che tende più al rosato. Vado a pescarne le tip, scusate, ma è questo Unknown, il 290, vedete, è un rosato con la mano un pochino meno abbronzata rispetto alla mia. Io ho sempre le mani abbronzate, ma non ho preso sole, non potevo prendere il sole. Comunque sta molto bene, una mano un pochino più chiara della mia. Lo Stone Jungle, il 291, è sempre un vinaccia di un grigio, un vinaccia grigiastro, che anche questo non strillante, anche questo io li chiamo polverosi, ma perché rendono l'idea del periodo autunnale. Anche questo è molto bello. Abbiamo il Roof Garden, che per me è meraviglioso. Questo è, rispetto a tutti gli altri, ha dei micro glitter, e per me lo rende veramente unico. Questo colore è pazzesco. Adesso ve lo faccio vedere su tip. Guardate che colore che è. Sembra quasi, non dico un ciclamino, sembra un... Guardate, non lo so. Però vedete questi glitter che ha all'interno, che sono bellissimi. Sembra un colore di una magnolia, di un... È bellissimo, per me è un colore meraviglioso e questo per me è portabile tutto l'anno, dall'autunno, inverno, primavera, estate, sempre. Poi abbiamo Underground, che è questo, il 293, che è un rosso mattone, questo qua, è bellissimo, questo. Hanno una cremosità, questi colori sono fantastici, eccolo qua, questo è proprio un rosso scuro. Bellissimo, un rosso scuro, un rosso mattone, bellissimo. Poi abbiamo tre colori, uno più bello dell'altro, sul blu. Allora, abbiamo il Metropolis, che è quello più scuro della collezione. È un grigio nero, blu. Sembra un nero, in realtà non è un nero. Il 294, eccolo qua, il Metropolis. No, in realtà non è un nero, ma è un grigio scurissimo, con graffite, bellissimo. Per chi ama i colori scuri, questo qua è il suo. Il City Nights 295, questo è un blu molto scuro, non è un grigio, questo è proprio un blu scurissimo. Che è questo, il City Nights, eccolo qua. E l'ultimo della serie, ma non per importanza, il Capitol, il 296, è un blu cobalto molto acceso, molto brillante, molto bello, secondo me, per tutte le stagioni. Anche questo è un colore assolutamente portabile anche per un periodo estivo, ad esempio, perché sa proprio di mare. Lo si può portare in tutte le stagioni. Volevo soffermarmi ancora sulle, insomma, sulle
sulle scatoline della Amy, che sono veramente carinissime. Cioè, appunto, io tengo tutte le loro scatoline perché mi piacciono tanto, nel cassetto stanno da Dio e le confezioni, insomma, rimangono protette. Questo è per quanto riguarda le ultime due collezioni della Amy. E non so se se ne subentreranno altre, questo non lo so, probabilmente questi Urban uscirà anche, probabilmente dico, in collezione di gel color, però a me sinceramente per il momento non mi interessa, perché comunque mi trovo veramente molto 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 bene sui loro semipermanenti con gli Emilac, perché sono estremamente pigmentati, quindi non ho bisogno di avere gel color per poter compensare la pigmentazione di un semipermanente, sia per quanto riguarda la KB, sia per quanto riguarda Amy, sia per quanto riguarda Crystal Nails. Io scelgo, a seconda del colore che mi piace, la collezione semipermanente piuttosto che gel, quindi questo è fuori discussione. Le tre aziende che sto trattando io sono estremamente valide, sono aziende veramente molto 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 buone dal punto di vista del pigmento e dal punto di vista del prodotto. Ma questo ormai, insomma, ve l'ho già detto e ve lo dico sempre. Quindi ragazzi, questo è quanto, e uscirò con i prossimi video appunto con le altre collezioni che vi volevo fare vedere, sia per quanto riguarda KB, sia per quanto riguarda la Crystal Nails. E bene ragazzi, questo è quanto, e perdonatemi se non sono stata fluida come sempre, ma ero un po' che non ero con voi, quindi mi sono un attimo emozionata, e perdonate il mio nuovo look. Sinceramente non mi piace tantissimo, ma mi avrete così per un po', perché per il momento questi sono i miei capelli e spero che crescano il prima possibile. Bene ragazzi, questo è quanto, queste sono le ultime collezioni Amy che sono uscite in questi mesi, mi è dispiaciuto non potervele presentare tempo fa, soprattutto questa è uscita da pochissimo, questa invece è la Give Me More, è uscita già da diversi mesi, ma sinceramente non ce l'ho fatta proprio fisicamente a mostrarvela e farvela vedere. Ora sono tornata con tantissima gioia per essere di nuovo con voi, e spero veramente, facciamo gli scongiuri, di esserci veramente saltata fuori e di non essere più così assente sul mio canale. Vi mando un grande bacio e ci vediamo col mio prossimo video.